Ho appena completato un appuntamento e con un cliente è emersa una particolarità riguardante una di quelle garanzie che nel tempo sta diventando una delle mie preferite, parlo della tutela legale, che volevo condividere con lui. Lui è arrivato e me l'ha richiesta, diciamo, di inserire la garanzia all'interno del rinnovo della polizza auto. E perché? Perché ad un suo conoscente è capitato proprio quelli che sono i casi, diciamo, di studio e che noi prendiamo come riferimento anche come leva commerciale per spiegare ai clienti, diciamo, quanto è importante inserire la tutela legale e soprattutto quanto è importante averla perché interviene a tutela di una perdita pecuniaria importante. Ecco, ad un amico di questo mio cliente è successa questa cosa qui. Ha causato un sinistro contro un motociclo, il conducente del motociclo è caduto, si è fatto male e ha avuto una prognosi superiore ai 40 giorni. Ecco, se non lo sapete, queste lesioni vengono definite gravissime e fanno scattare d'ufficio la denuncia penale per il conducente del veicolo. Quindi, nonostante sei assicurato, devi comunque difenderti in sede penale per le lesioni che hai causato. Questo significa spendere soldi, nominare un legale, insomma, significa di fatto spendere qualche migliaio d'euro per arrivare poi sicuramente magari ad una soluzione. Ma comunque, già solo perché la persona danneggiata si è fatta molto male, dovrai mettere in conto di spendere soldi che magari non avevi previsto e che magari puoi non avere sul momento. Con 15 euro, o 30 euro, o 60 euro, dipende veramente dalle coperture che andiamo a fornire. Ovviamente, più sono complete e più possono costare, però ti tuteli da questo enorme macigno che ti cade addosso quando per la prima volta ricevi una citazione penale per una tua responsabilità. Ecco, pensateci, pensateci. Io parlo sempre di investire sulla propria polizza auto. Cioè, fare l'RC auto, ok, è obbligatorio e lo dobbiamo fare. Ma ricordiamoci che ci esistono tanti servizi a poco prezzo che ci permettono di risparmiare tanti soldini proprio nel momento di peggiore difficoltà. Questo è il pensiero per oggi. Fatene tesoro. Ci vediamo alla prossima.